Ja me ronna con baretti in apri che parlai. Lo rimane a speranza, cielo e notte stellate. Con per strada lo ci ho preso, la mia è paura. A vita una foglia secca, spina e giù. Misere per misere. Misery for misery. Fammi chiamare se. Hunger and thirst. Misere per misere. Misery for misery. Terra chiama io. Earth calling for help. Mia madonna con baretti in Africa e passai. L'inferno, lui c'è chi la non l'amano. L'orrore, guerra oscuro, viente e mare. O sangue, carne bruciata sotto i piedi. Misere per misere. Misery for misery. A belle chiama caì. Cain for rainbow. Misere per misere. Misery for misery. Mani che spartano pane. Hands breaking bread. The Virgin Mary came to Africa, riding on a million stars, reflecting off the rivers, shining in the trees. A million eyes looked up, filled with hope, filled with hope. Misery for misery. Misery for misery. Mia madonna con baretti in Africa e sanai. E ferita la schiavitù e che dell'anima. E fuori in arcobaleno, giù me laga. Alberi di frutti, giù e grana. Misere per misere. Misery for misery. Fammi chiamare se. Hunger and thirst. Misere per misere. Misery for misery. Mani che spartano pane. Hands breaking bread. Amir. The Virgin Mary came to Africa, riding on a million stars. I'm here. Reflecting off the rivers. I'm here. Shining in the trees. I'm here. A million eyes. I'm here. Looked up. Filled with hope. Filled with hope. Misery for misery. Misery for misery. Earth calling for help. Misery for misery. Cain for rainbow. Misery for misery. Hands breaking bread. Mia madonna con baretti in Africa. Mia madonna con baretti in Africa, mia madonna con baretti in Africa, mia madonna con baretti in Africa. Una donna di nome Maria. Una donna di nome Maria. Allora, buonasera e bentornati a 81030 Atellani On Air, siamo alla puntata 19. Caro Idio, ne abbiamo fatta quasi 20. Però abbiamo fatto la barba insieme. Stavamo iniziando e siamo già alla 20ª puntata, però abbiamo fatto abbastanza strada. Siamo diventati maggiorenni. Siamo, oggi siamo insomma un po' più di maggiorenni, a 19 anni. Vabbè, solo radiofonicamente, perché siamo dei minorenni proprio in realtà, anagraficamente. Scusa, parlando. Parla per te. Vabbè, tu sei minorato, non sei. Tu sei pure sposato, quindi hai fra poco responsabilità in più, o no?
Speriamo, speriamo. Su, dai, su. Allora, abbiamo questa prima canzone di Enzo Vitabile, bellissima. Sì, ma, sì, non la conoscevo. È davvero un gran bel pezzo. Devo dire la verità, molto profondo, molto intenso. Vabbè, Enzo Vitabile fa sempre pezzi così belli e così profondi, così che vanno a toccare le corde sensibili. Beh, questo pezzo di cosa parla, Idio? Parla di questo cosa... è, diciamo che l'abbiamo messo stasera per fare un breve alla, sì, per alla, fare un breve questione medio orientale sul nostro dal nostro piccolo ultimo ed umile, diciamo, punto di vista che la situazione è veramente particolare, perché poi anche vedi con i social network oggi girano fotografie orribili, diciamo, veramente crude, orribili, veramente inguardabili, e ti fanno rendere conto ancora di più della situazione, della gravità della situazione, che è veramente molto brutta. Quello che sorprende è che poco più di un mese fa, se ricordi, parlavamo di evento storico quando il presidente dello Stato di Israele e il presidente dell'autorità nazionale palestinese si incontrarono nei giardini vaticani. Stiamo parlando di un mese e mezzo fa. Abbiamo detto una cosina, pure noi abbiamo detto. Ma cioè, sembra passato un secolo. Proprio la situazione si è proprio capovolta. Adesso diciamo che è un macello sta povera gente. Cioè, la guerra è sempre sbagliata, diciamo. Sì, anche perché poi là. Ormai si protrae tra tregue e roba varia da quasi mezzo secolo. Sì. E purtroppo a farne le spese sono da una parte e dall'altra sempre i più deboli, perché ricordiamo che il tutto è cominciato con l'omicidio di tre ragazzi israeliani. No, bisogna vedere chi li ha uccisi questi tre. No, vabbè, io la cosa che a me la cosa che sorprende, io senza voler prendere parte, perché non ho né le capacità né i mezzi per dire la mia su un tema tanto delicato, voglio dire, secondo me quel brutale omicidio andrebbe condannato e punito, cioè secondo le leggi normali, cioè chi sono gli assassini devono pagare per quel crimine orrendo che hanno commesso. Non mi sembra giusto che da un omicidio, che per quanto possa essere crudo, si deve passare a una guerra. Là purtroppo la situazione è molto molto particolare. Torniamo alla base, diciamo, se vedi sto prendendo le tue sembianze, inizio a mantenere anche il microfono, ormai col caldo si sta cadendo tutto. Ci hai un po' infettato. Allora cambiamo completamente argomento e parliamo un po' dei fatti dell'area Atellana, che tanto ci piace tanto raccontare. Ci piace. Sì. Un'area Atellana che è invece fortunatamente è invasa da un clima di festa, come tipico delle feste patronali, una dietro l'altra, prima su Civo, poi Sant'Arpino e poi Cesa, se non sbaglio. Sto venendo a prendere lezioni da te sulle feste patronali, perché tu sei l'esperto proprio. Non mi fare sentire, no, vabbè. Comunque, siamo proprio al countdown finale. Scusami, una curiosità, però la domanda sorge spontanea. Vai a Lubrano, vai. Ma Orta di Atella? Orta di Atella, se non sbaglio, si fa a maggio. La festa patronale non la fa d'estate? No, o a maggio o a settembre, non ricordo. Comunque non capita con queste qua. Prima? Sì. Ma anche quella di Cesa si faceva prima, l'ultima settimana di agosto. Poi l'hanno spostata all'ultima di luglio perché pioveva sempre. Cioè, per disperazione. Queste sono cose che non è meglio sapere. Ma adesso, oggi praticamente, in questi minuti è cominciata la festa di Sant'Elpidio, di Sant'Arpino. Con? La processione a Salerno. In questo momento. Ah, la processione, la famosa processione. Si sta celebrando una funzione nel Duomo di Salerno, perché sono andato un gruppo di fedeli in pellegrinaggio. Perché le spoglie di Sant'Elpidio stanno a Salerno. Sono custodite nel Duomo di Salerno. Io ci sono stato qualche volta, le prelevano, le portano sull'altare maggiore, perché sono in una cripta insieme alle spoglie di altri santi, e le portano sull'altare maggiore, e il parroco della chiesa di Sant'Elpidio, dunque Don Umberto. Scusami, perché non stanno a Sant'Arpino? Perché furono portate intorno all'anno 1000, quando ci fu l'invasione di Longobardi. No, vabbè, ho capito, però mo perché non tornano a Sant'Arpino? Perché la Gioconda non torna a Firenze? Vabbè, sono quelle cose che si stratificano nel tempo. Addio. A Sant'Arpino c'è, vabbè, qualche... c'è qualche reliquia vicino. Però in chiesa c'è qualche santo. Sì, San Prospero e Damiano. Qualcosa c'è sull'altare del volto santo. Diciamo un po' per così. Giusto per avere qualcosa. E San Cagnone invece? Dove sta? Dove sta? Alla Cerenza, in provincia di Potenza.
perché sta là? Perché lui è patrono anche di quel posto, è il santo principale di quel paese, però lo sai come è venerato? Come San Canio di Atella. Mamma mia! Ringrazio la mia fonte che mi ha spiegato tutte queste cose da quando ero ragazzo. Adesso vuoi sapere chi è la mia fonte? Posso immaginare. Chi è? Chi è? È il padre di un mio carissimo amico. Ok. Che era sempre in chiesa. Va bene, va bene, va bene. Però ha fatto bene perché vedi, sono cose importanti, sono notizie storiche che secondo me dobbiamo conoscere noi santarpinesi. Poi domani sera comincia proprio i festeggiamenti. Domani sera se ne sarà più santa. Coppa Frum. Come incenso. La mettiamo come conclusione. Tu che vegli stasera sui perigli. Stasera la mettiamo come conclusione. Va bene, va bene, va bene. Facciamo, va bene. Modifichiamo la scaletta musicale. È bella, però io all'estero la sentivo sempre, mi sentivo proprio a casa. Ah, all'estero la sentivi? Sì. Ma la sentivi su perché YouTube? Su YouTube ci sta. Ah, sì, sì, cioè sì, nel sì. Senso no, pensavo la sentissi in strada. No, in strada no. Non esageriamo. Sentivo a casa su YouTube. Ah, sentivi la Saudage. La Saudage. Ah, a proposito, pubblicamente complimenti, una piccola parentesi, complimenti a Idio Urciuoli. Perché che lui fa? Di calcio ne capisce. Ah, ho azzeccato, hai visto? Azzeccato, un mese fa, più di un mese fa stavamo qua a parlare. Per i nostri 5 ascoltatori ho azzeccato. Azzeccato. Disse sì. La Germania ha avuto un culo pazzesco, diciamo la verità, non è che ne Germania capisce. Vince, 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 è più organizzata, dai, non parliamo per tutta la puntata no, di calcio, però l'ha meritato. Germania è quella più organizzata, anche se non ha nessun fuori classe di spicco come l'Argentina, okay, però vabbè, il collettivo diciamo che è superiore. Stato un mondiale poco di basso livello tecnico, forse uno dei peggiori che abbiamo mai visto. Però la Germania, diciamo, e la Germania ha vinto l'organizzazione sì, questa volta. Si è elevato. Senti, ti volevo dire un'altra cosa a proposito di calcio. Sì. Scendiamo dal calcio al calcetto. In questi giorni a Succivo, terminata sì. La festa patronale, se la battaglia a Succivo. Adesso a Succivo è in corso il Festival dello Sport, sì. Più che del calcetto vero e proprio, ma il cuore di questa manifestazione è ovviamente il mitico calcetto brasiliano. Sì, 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 è una bella manifestazione organizzata benissimo, devo dire veramente un plauso alle due associazioni, Homo la Novus e la Giovane Voce che l'organizzano, sono veramente bravi, organizzati, è tutto pensato, tutto studiato, anche il regolamento che io conosco molto bene, il regolamento del calcio, e la regolamentazione di questo tipo di tornei non esiste per la federazione. Okay. In effetti questo è un regolamento che deve essere scritto ad hoc, sia questo sia quello del calciotto, quindi ogni torneo ha il suo regolamento. Io ne ho arbitrati, Francesco, di tornei, e so benissimo che ci sono dei vuoti normativi, che tu sai benissimo che cosa sono, che sono molto molto, molto pesanti, e per me che dovevo far applicare il regolamento era un problema. Invece questi a Succivo hanno pensato tutto ed hanno studiato un regolamento che facilita lo spettacolo in un modo proprio clamoroso, perché il portiere deve rimanere bloccato della sua area, della sua arietta, non può uscire, poi non possono perdere tempo, non può fare un rinvio oltre il centrocampo, quindi devono per forza mettere palla a terra e correre davanti e dietro. No, ma poi al di là dell'aspetto tecnico, la cosa che mi ha colpito, noi siamo stati in queste sere là, è la capacità di rinnovarsi di questa manifestazione. Sì, sì, perché sì. Diciamo la verità, su Cicco sono stati pionieri del calcetto brasiliano, sono alla 16ª edizione. Se ne ho visti di tornei, ma loro l'hanno organizzato. Poi diciamo in zona li hanno cominciati a copiare un po' tutti. Sì, ma non sono copie mal riuscite. E loro per tutta risposta hanno creato un vero proprio festival dello sport insieme al calcetto. E poi vuoi sapere anche un'altra cosa? Hanno aggiunto il beach volley, la pallacanestro. E poi addirittura l'atletica, il podismo, oltre a momenti di spettacolo e ludici. Non voglio sbagliare, ma mi sembra che ci sia anche l'equitazione quest'anno. Sì, non voglio sbagliare, è vero, mi sembra che no, ci sia qualcosa prossimamente sull'equitazione. Ma poi la cosa che mi ha colpito di Salvatore Papo, uno degli organizzatori, è che parlando degli altri tornei lui non ha mostrato né invidia né no, hanno sono, fatto bene, hanno copiato un'idea che secondo noi sono delle persone veramente umilissime, ma sono organizzati, questo è il problema, sono organizzati e fanno squadra tutti quanti insieme. Sì, davvero una bella ognuno realtà. Fa il suo e ognuno lo fa bene. Invitiamo tutti e poi ti dirò un'altra cosa, ci hanno invitato e ci hanno preparato una bella tribuna stampa. Soddisfazione. Una tribuna stampa che è enorme, cioè proprio un ufficio sospeso in aria di Comunicatella,
una cosa gigante, tipo una skyline. Sì, proprio il tribuno in ufficio, l'ufficio stabba proprio. Ma proprio la cosa, ce ne sono due tra l'altro. Ma poi la cosa più bella è che non sei tu lo speaker. Non sono io lo speaker. No, 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 loro hanno uno speaker che è bravissimo, che è Pasquale Cascuno. Che è bravissimo, è veramente, veramente formidabile. Spero qualche volta di chiamarlo a Pasquale dalla radio. Gli facciamo. Sì, la settimana prossima, o comunque purtroppo a settembre, ti dirò, ti dico che avremo una sera Mariela Nava in radio. Ah, mi fa la piacere. Chiamiamo la tua ormai amica. La mia amica. Mariela. Mariela. Amica, no, una bella, però insomma stiamo lavorando. Una bella intervista. Ok. Allora, seconda canzone, una canzone giovane, Francesco. Allora vuoi dire che non mi riguarda? Una canzone giovane, quindi possiamo spegnere il tuo microfono. Alessandra Amoroso, bellezza, incanto e nostalgia, tutto a me. Tutto dedicato a me. Giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì, maledetta la tempesta e maledetta me, svegliata di notte nel buio dell'attesa, le mie speranze navigavano la via sulle note di quella canzone scritta da noi due, rimirando all'alba un'emozione che non perderò mai più. Confondo il bene e il male, mai più. Confondo terra e mare, salutando i gesti di un passato negato all'allegria, sotto l'ombra riparata di una barca a dirsi addio. Ciò che poi sarà, bagnato di malinconia, bellezza, incanto e nostalgia. Oh, mi perdo nell'ostilità che non mi ha fatto stare lì e mi ha costretta a dire costretta a dire addio. Io chiudevo le porte, paure, fremito, cantavo più forte per svegliarti, averti qui sulle note della tua canzone dedicata a me, che suona nel tuo cuore, nella culla del passato, e ci scottammo a quel bagliore. Chissà se ti vedrò mai più, che se solo avessi avuto più carattere e follia, la tua voce ora sarebbe ancora mia. Mi culla ciò che poi sarà, bagnato di malinconia, bellezza, incanto e nostalgia. Costretta a dire addio, e mi ha costretta a dire addio. E ricordi fari e fuochi, sappia che calpesterai. Dimmi una bugia, però non dirmi che ti volterai. Ti racconto storie di passione, giochi persi ormai. Sappi, amore mio, che se potessi non ti lascerei. Costretta a dire a
addio, è una costretta a dire addio. Tu hai detto addio? No, io non ho detto addio a nessuno, nemmeno a te, idio. Ormai ti porto nel cuore, non temere. Ciao Milusinga, tieni. Ah sì, stiamo ovviamente operando in diretta. Vai, idio, sì, parla. Tutto è un modus operandi in diretta. Ma noi siamo, per dirla come dice una nostra cara amica, efficientissimi. Sì. Efficientissimi operativi. Efficientissimi e operativi. E 24H soprattutto. 24H perché siamo il sale della terra. Non facciamo nessun uso di nessuna sostanza stupefacente, assolutamente. Però siamo operativi 24H. Anche se in questo momento siamo investiti da una nuvola nera. Non si sa qua la nuvola di Fantozzi stasera ci è venuta a beccare perché c'è stato un incendio vicino alla redazione. Speriamo che non si è fatto male a nessuno e che soprattutto non siano disperse sostanze nocive. Senti idio, parliamo di cose belle. La settimana scorsa a Sant'Arpino c'è stata una manifestazione che si è rivelata essere un successo davvero inaspettato. Caveium. Sì. Ah, Caveium. Devo dire la verità, molto molto bella, originale, bella e molto ben bella fatta. Mi sono divertito anche rivedendo tutti i filmati che ho fatto. Bello, bello, bello. Soprattutto la suora, oltre a Massimo Andrei ovviamente. La suora è stata bella. È il Festival del Teatro e Arte nei Cortili, che ha riscosso un successo, devo dire la verità, per molti versi inaspettato. Guarda, dopo, se riusciamo, non ti assicuro niente, però dopo, adesso devi fare un contatto. Abbiamo un contatto veloce. Però dopo, un contatto veloce, mi raccomando, breve. Sì. Dopo abbiamo un pezzettino della suora. Suocera addosso. Eh sì, perché tu sei un po', ti dilunghi un po' troppo, non hai i tempi, devi prendere un po' i tempi. Vuoi dire che sono logorroico? Tu sei logorroico? No, non ho detto che sei logorroico, sei lento, è diverso. Cioè, però immagini se, tanto abbiamo adesso 3 ascoltatori. Sì. Immagini se questa cosa l'avesse detto mia moglie, la mia amante. Che cosa? Tu sei lento? No, tu sei molto lungo, non sei veloce. Come invece tu, in quel caso là diventi automaticamente velocissimo. Bolt. Cioè, finisci. Bolt. Va bene, brutto. Sì, allora, chiamiamo Vittorio Enrico, l'organizzatore di Caveium, per sentire da lui qualche impressione a pochi giorni dalla manifestazione. Con i potenti mezzi di comunicazione. Ci siamo? C'è? Sì, chiama. Siamo un po' sfortunati. Vittorio, ciao, buonasera. Francesco, sei con 810.30 Terlanio Nair. Ciao ragazzi, ciao. Tutto bene? Sì, tutto a posto. Allora, parlavamo in trasmissione dei vari eventi di questo mese di luglio ricco per l'area tellana e ci siamo soffermati un attimo su Caveium dicendo una manifestazione, un successo per certi versi inaspettato ma non immeritato. Sì, eravamo stupefatti a vedere tutte quelle persone arrivate e apprezzare tutto il duro lavoro che abbiamo dovuto affrontare per mettere l'evento. Ci sono state un bel po' di persone, tutti sono rimasti contenti delle performance viste, gli attori sono stati accolti comunque in un'atmosfera magica e si sono divertiti, insomma ci siamo divertiti. Senti Vittorio, una prima edizione che è andata alla grande e che rappresenterà sicuramente il prologo di qualcosa di più grande e ancora più importante nei prossimi mesi, no? Di sicuro, noi parlavamo di questo anche fra gli organizzatori, purtroppo come in tutte le cose buone spesso vengono meno le istituzioni e questa è una cosa che comunque mi va di dire, perché una terra come la nostra è ricca di idee, di persone che portano avanti comunque dei progetti come quello di Caveium, totalmente autofinanziati, comunque se non ci fosse stata l'aiuto di Francesco Capone e comunque un contributo anche da parte delle persone che ci hanno lavorato in maniera gratuita, un evento del genere non si poteva realizzare. E non parlo soltanto di impegno economico, ma soprattutto anche di un impegno per quanto riguarda l'organizzazione.
dove comunque istituzioni e diciamo diversi enti annessi non erano presenti, quindi questa è una cosa che ci tenevo a dirla e soprattutto ci tengo a far sapere che non essendoci queste istituzioni comunque è un evento è riuscito, quindi figuriamoci un po' se poi l'istituzione ti dà una mano. Questa è un po' diciamo la parte tragica e commovente. Ma parliamo delle cose belle, Vittorio, perché tra i momenti sicuramente più belli di Cavedium ci sono state le esibizioni dei Brigand, un gruppo di musica folk popolare santarpinese composto da ragazzi santarpinesi che stasera sono addirittura in un festival a Guidonia, in Lazio, in provincia di Roma. Tu sei con loro, ce ne passi un componente? Li sto accompagnando e casomai, ma adesso ti passo Danilo, uno dei componenti del gruppo. Ok, una battuta a volo anche con Danilo, grazie Vittorio, ciao, alla prossima. Ciao. Pronto? Ciao Danilo, sono Francesco, sono con Idio, siamo in diretta radio. Senti, prima di tutto complimenti per quello che fate, vi abbiamo visto giovedì scorso a Cavedium. Ci diceva Vittorio che siete a Guidonia in un festival, di cosa si tratta? Sì, esatto, questa qui è il festival di musica celtica, si chiama Fairyland ed è già il secondo anno che ritorniamo qui, cioè siamo stati invitati per la seconda volta e quindi questa sera ci esibiremo a Guidonia. Senti Danilo, voi fate musica particolare, portate avanti un progetto diciamo davvero originale per almeno per le nostre zone, di cosa si tratta? Sì, praticamente dal 2009 siamo attivi nella ricerca e nella riproposizione dei repertori appartenenti all'area celtica. In particolare ci siamo concentrati sulla parte nord diciamo della Spagna, quindi Galizia e Asturia, nord della Francia, quindi repertorio bretone, e poi anche alcuni brani provenienti dall'Islanda. Ho capito. E diciamo li riproponiamo con un nostro linguaggio che è poi quello lì proprio del sud Italia. Ho capito. Senti, quali sono i prossimi impegni che avete in giro per la Campania, per l'Italia? Sì, in Campania saremo venerdì 18 a Ercolano, mentre lunedì 21 saremo ai Camaldoli, al Parco dei Camaldoli a Napoli. Quindi sono i due concerti che avremo in Campania prossimamente. Ok, ti ringrazio per il tuo intervento. Magari grazie a voi. Ci vediamo alla prossima in radio, avremo più tempo per dedicarvi al vostro splendido progetto. Va benissimo, grazie a voi. Ciao, buona serata. Come sono andato coi tempi? Bene, possiamo migliorare. Fargli zambugnare praticamente. No, dai, maronna mia. Eppure se fosse... No, allora, sono molto, molto, molto bravi, veramente, soprattutto nella ricerca di queste musiche, che sono musiche tradizionali e moderne. Sono dei zampognari moderni. Ok, adesso ci siamo giocati in briga. Senti, ci fai sentire la suora? La suora, sì. Sì. Adesso procediamo. Guarda, ho preso anche un pezzo dei Brigand, lo sai? Bravo. Ci vuoi sentire la suora e il pezzo dei Brigand? Prima la suora e poi i Brigand. Prima la suora. La suora mi serve un minuto che dici stronzate. Ok. Vai, lo diciamo. Ok, allora, cari ascoltatori e lettori, dovete sapere che stasera avevamo anticipato alle 18.30 perché un certo signor Urcioli Ma perché mo devi parlare? Scusa, non hai i tempi dello spettacolo. Non sei in grado di fare spettacolo. Aveva addirittura intenzione di andare in radio perché accorto in radio e in palestra, vedi, in palestra. Ma perché non posso andare in palestra? No, perché sei in ritardissimo per la prova costume. Ma non voglio, questa è la prova costume 2015. Sì, 2020. Però alla fine non si sentirà molto bene, però ci accontentiamo perché questa fa proprio pisciare su tutte le risate. Ecco, va benissimo. Ci sei? Possiamo parlare? Ci riusciamo, aspetta. Vediamo un po', il mio computer sta un poco... giustamente sei arrivato tu al mio computer, deve andare in ferie il tuo computer. Sì, ha bisogno un po' di ferie. Vai. Non parte. Niente proprio. Sembra che sta atterrando una astronave. C'è la spaziale. Francesco, povero e modesto, San Sebastiano, profitto dai dati,
veramente veramente fortissima la sua, brava, brava, veramente brava. Forte forte forte, il forte il convento che piacerebbe a te. Io questa, vabbè, poi te lo spiego magari, sì, dopo in privato. Vabbè, vabbè, lasciamo stare. Sentiamoci Brigan, andiamo col secondo, sì, pezzo musicale. Tu puoi essere bello la seduta, invece devo fare un po', fare tutte queste cose. Dovresti fare pure qualcosa alla mattina e alla sera per oggi non parlare proprio. Oggi mi dispiace, ma non parlare proprio, è meglio che stai zitto. Oggi è una giornata drammatica, idio. Sono forti, sono simpatici, poi accompagnati da te che balli e canti come il Marcello con l'assurdo di noi altri. Sì, sì, spettacolo. Va bene, questa proprio te la potevi proprio risparmiare. Cioè, lui è chiamato San Pugnare in diretta. Io me la ma, guarda, non sempre, vedi, c'è un, vedi, tu vedi proprio sei di paese, Francesco, tu sei arretrato. Perché si accende? Perché i San Pugnare non fanno un mestiere, non è un lavoro. Loro. Un'arte. Loro sono degli artisti. Un'arte, non un mestiere. I San Pugnare sono degli artisti. Questo suona da San Pugnare. Quindi cornamusa si dice in italiano, non vabbè, so. Zambugna. non è Zambugna. Però c'è chi suona il tamburo, che è come si dice? È un tamburista. Non è un tamburista, quello è un percussionista. Percussionista. Si vede, io ho suonato e tu no, vedi? E chi suona i piatti, come si dice? È sempre un percussionista. Ah, pensavo il cuoco. Alla... mamma mia, Francesco, questa battuta proprio abbiamo bisogno di ferie. È uno squallore disarmante, veramente, guarda, datti già, Francesco.
Perché non mangia? Ciao, buffo. Buffo. Mannaggia. Buffo. Andiamo con le notizie. Diventiamo seri per 2-3 minuti. Comunicatella News, tutta l'informazione dell'area dell'ANA. Carinaro, un pericoloso incendio si è sviluppato pochi minuti fa in uno stabilimento nell'area industriale zona A, sito Verona Carinaro. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere l'incendio e porre la situazione fuori pericolo. A prendere fuoco è stata la Site Berti, azienda che si occupa di logistica ubicata di fronte al centro commerciale medico. Ogni probabilità a breve nell'area circostante verrà interdetto il traffico. Sant'Arpino è tutto pronto per l'inizio dei festeggiamenti patronali. Come da tradizione consolidata, il programma delle iniziative in onore di Sant'Elpidio Vescovo ha preso il via oggi con la processione a Salerno. Giovedì sera alle ore 21 i fedeli, le autorità religiose e civili si recheranno in via Compagnone presso l'abitazione della famiglia Maiola per prelevare la statua a bronzo di Sant'Elpidio. Sant'Arpino sarà inaugurata venerdì 18 luglio alle ore 21 la nuova sede del movimento politico Rinascita Sant'Arpinesi. Il sodalizio guidato dalla presidente Loredana Di Monte si trasferirà in via San Giacomo al Civico 5. Rinascita, spiega la Di Monte, punta ad essere sempre di più un punto di incontro per quei sant'arpinesi che intendono attivamente costruire un futuro migliore della nostra comunità. Fratta Minore sono stati premiati in occasione dell'assemblea del Comitato Regionale Campania con la Coppa Disciplini i dirigenti della Real Fratta Minorese, il relatore Michele Pellini e il presidente Pasquale Mozzillo. Il riconoscimento è attribuito alla compagine che vince la speciale graduatoria stilata in virtù delle sanzioni disciplinari combinate durante l'anno sportivo. Ma siamo collaudati? Siamo super collaudati. È pura fortuna, Idio. Tutta fortuna, dici tu. Vedi che è un matteggio, è fortuna. Un matteggio, Fra, ma quello è? Fra. Ormai va di moda, stile Gomorra. Sì. Ma a proposito, l'hai visto questo famoso... No, non l'ho visto io, non l'ho visto. Perché non hai avuto proprio interesse? Non sono interessato. Ah, va bene, sei uno dei pochi. Io nemmeno io l'ho visto, però ho comprato un po' tutte le cose, voglio vederlo. Perché è un vero e proprio fenomeno, sentendo anche le altre radio, vedo che tutti ne parlano. Vabbè, diciamo che è una cosa che va un po' di moda. Quando una cosa va di moda, praticamente a me attizia più di tanto. Ho capito, potevi usare un termine differente, potevi dire non interessa. Tu sei un doppio pensante proprio. Solito è pesante, è buffone. È buffone, va bene. È pure buffone. Va bene. Allora, siamo arrivati alla chiusura. Guarda, eppure noi facciamo molto tempo, rimaniamo molto tempo. L'orologio scorre. Veloce, ma molto veloce. Trascorrerlo con me per te sarà leggero e piacevole. Sì, molto. Guarda, veramente una cosa stupefacente. È in onore di Sant'Elpidio e della grande festa che partirà. Chiudiamo con l'inno a Sant'Elpidio. Per noi, cari amici sant'arpinisti, ci vedremo in queste ore praticamente in piazza. Perché seguiremo un po' tutti i festeggi. Troviamo, vediamo un po'. Tutti i festeggiamenti. Trovato? Sì. Ce lo canti diretta pure tu o vai ad andare solo la musica? No, faccio andare solo la musica, per pietà. Ci abbiamo 5 ascoltatori, questi 5 ascoltatori, almeno questi 5 si disconnetteranno nel momento. Per questa la sveglia che mi avvisa che sono le 7:30. Mi fa piacere. Comunque, allora, dobbiamo gli appuntamenti per tutto luglio. Rimaniamo con 8:30 della Lumiere. Facciamo una puntata per fine luglio con Tella Think Pink. Ok. E poi ad agosto probabilmente chiudiamo con la radio, ma la testata verrà aggiornata tutti i giorni. Certo. Per tutto il mese. Va bene. Ok, ovviamente non da te perché tu sarai in ferie oltreoceano, però io purtroppo devo rimanere qui e stare. Tra l'altro ti dico che siamo riusciti a caricare il consiglio di Cesa. Domani mattina va online. Per la soddisfazione dei nostri amici di Cesa, che lo attendono con molto fervore. Per la soddisfazione dei nostri amici cesani. Va bene, caro Idio, è stato un piacere, ci vediamo mercoledì sera. Buonasera da Idio e da Francesco.